Perché io sostengo Bersani? Mi piace l'idea di non promettere l'impossibile, di non fare una campagna elettorale demagogica, ma di lavorare con senso di responsabilità e con grande lucidità, anche assumendosi delle responsabilità che qualche volta rischiano di essere, almeno a una prima lettura, impopolari. Io sostengo la grandezza delle primarie. Bersani ha voluto tutto questo, Bersani ha costruito insieme agli altri del partito questa realtà. Sostengo Bersani, che è il mio segretario. Alle primarie ho deciso di sostenere Renzi perché è semplice, ha un'idea della politica vicino alla mia, ha un'idea di cambiarla. Ho deciso di sostenerlo perché è coraggioso e a 37 anni ha deciso di mettersi in gioco in una roba complicata da morire. Ho deciso di sostenerlo perché lui promuove la supremazia dell'altruismo sull'egoismo. Ho deciso di sostenerlo perché è simpatico. E ho deciso di sostenerlo perché è tecnologico, è moderno, perché parla le lingue, perché ci farà fare bella figura nel mondo. Ho deciso di sostenerlo perché con lui vinciamo, prendiamo un sacco di voti e andiamo a governare questo paese. Sostengo Laura Puppato alle primarie perché non si può sempre parlare delle donne e al momento giusto non appoggiare quelle poche, anzi stavolta l'unica, che ha avuto il coraggio di mettersi in gioco. O siamo coerenti con noi stesse e quindi mettiamo in pratica quello che diciamo, oppure se tutte le scuse sono buone al momento giusto per non appoggiare le donne, io non ci sto. Allora, io sostengo Bruno Tabacci alle primarie perché, primo, è una persona per bene, secondo, è una persona coerente e terzo, ha sempre detto esattamente quello che pensava. Lui è libero e poi lo slogan invece è Italia concreta, quindi la libertà di pensiero e la concretezza sono le due caratteristiche principali della persona e questo l'ha portato ad essere isolato, a fare anche delle battaglie dure da solo. Io voto Vendola, Nichi Vendola. La sincerità di Nichi è assoluta, la realtà con la quale guarda le cose nella costruzione, la conoscenza indubbia, la mancanza di ambiguità, e questo è un tema che sostengo fortemente come una bandiera, persona aperta, pulita, immediata, la sua parola ci convince, ci affascina, parla all'elettore, al cittadino, non assale mai. In una battuta io direi che bisogna votare per Laura Puppato perché è una donna che ha avuto il coraggio di mettersi in gioco senza aspettare il permesso dei leader maschi. Io invito i lettori dell'Unità a votare Tabacci, da pensiero libero alla concretezza, queste sono le caratteristiche di Bruno, per cui mi sembra giusto dargli il voto. Vendola, Nichi Vendola, di verità ne ha da vendere, assoluta, nessuno su questo piano lo può contrastare, forse è questo che si ha paura. È stato ed è uno vero, mi convince ancora e io lo voto. È arrivato un momento di cambiare e dobbiamo smetterla di lamentarci ed essere proattivi. E il primo modo da fare è votare. Chi vota ha diritto di lamentarsi, chi non va a votare non lo deve più fare, deve smetterla di dire ai soliti politici, le solite cose. Dobbiamo cambiare. In tempo di crisi, visto che non si butta niente, uso uno slogan di qualcun altro, forse nella maniera più giusta. Prima di tutto Bersani.